Oggi voglio essere romantico e vi parlerò di una lunga e meravigliosa storia d'amore. Prima lui non guardava lei, come un bambinetto insicuro, in balia delle proprie emozioni che non sa riconoscere. La rifiuta, la prende in giro, gli tira i capelli. Lei invece è già emancipata, emotivamente e non solo. Sa cosa vuole, anzi, non era nemmeno la sua prima volta. Passò davvero poco tempo prima che tra i due sbocciasse il vero amore. Furono anni di ardenti passioni, amore sfrenato e tanto, tanto, tantissimo sesso. Certo, qualche discussione, ma si sa, nei rapporti a volte si litiga. Poi con il tempo le cose cambiano, la passione si spenge, ma quando è vero amore, il sentimento resta. E così ora è lui a cercare lei, a fargli plateali serenate, a ricordargli quei giorni passati pieni d'ardore. Lui oggi è ormai succube di quel ricordo che cerca di riconquistare a tutti i costi. Lei invece sembra essersene dimenticata, quasi a voler cancellare quel peccato di gioventù. Ma è evidente a tutti che quando quei due si guardano, l'unica parola che si legge negli occhi è la parola amore. Sto ovviamente parlando del rapporto tra la Chiesa e il fascismo. Per non parlare delle scappatelle che ci ha avuto l'ego altri regimi totalitari. Per farlo però dobbiamo fare un tuffo nel passato, fino al 1922. In quell'anno speciale venne eletto Papa Ratti, in arte Pio XI. E pochi mesi più tardi la marcia su Roma con l'ascesa del fascismo. Che poi dite che Dio non ha il senso dell'umorismo. I fasci che fanno comunella con un Papa che di cognome fa Ratti. Non avrei saputo fare di meglio. Mussolino, che chiameremo così un po' per spaesare l'algoritmo è un po' per ridicolizzare la sua figura storpiandogli il nome. È un uomo che politicamente nasce socialista, partito da cui venne cacciato e a ragion di questo pensò poi di buttarsi a destra e far nascere il fascismo. Perché quando uno ha idee chiare, pensate che Mussolino all'inizio era apertamente anticlericale. Sono documentati anche episodi in cui le squadracce fasciste se la presero con dei preti. Per questo si dice che il fascismo fece anche cose buone. Padre Gai pensa che sia giusto picchiare e uccidere i preti! È una battuta, una cazzo! Cazzo di battuta, non è quello che penso! Odio la violenza, l'ho inserita solamente perché in un determinato momento una dichiarazione feroce e inaspettata fa ridere. È anche così che funziona un monologo satirico. Scusate se ho messo le mani avanti, ma c'è gente che si mette a fare la filosofia del cronovisore, sentenziando su quello che ho detto o non ho detto in una cazzo di palesissima parodia trash demenziale. Scherzo, lo sappiamo che quello che vediamo nel cronovisore è tutto vero. Se non ce la fate a distinguere una battuta, un'intenzione comica, per quanto scorretta essa sia, perché siete qui a vedere i miei video? Quale aspetto morboso della vostra vita vi porta a perdere decine di minuti per ascoltare qualcuno che detestate solo per contestargli questa o quella virgola? Ma non so meglio le pippe! Ah no, è peccato, è vero. La Chiesa Cattolica, dopo la presa di Porta Pia nel 1870, è arrabbiata con lo Stato italiano. I due non dialogano più, parlano male l'uno dell'altro. Addirittura la Chiesa, prima di Ratti, formulò il no expedit, ovvero l'invito, che poi era un obbligo, ai cattolici di non partecipare alla vita politica e praticare l'astensionismo durante le elezioni, che tradotto in un rapporto d'amore è l'equivalente del no oggi ho mal di testa. Era un rapporto conflittuale, quello tra Stato e Chiesa, che però si sciolse alla dichiarazione d'amore ufficiale da parte del fascismo, che con Mussolino nel 1929 la chiese in sposa con i patti lateranensi. Due un tempo nemici, ora uniti nel sacro vincolo del ci conviene a tutti e due, sì. Sì, perché da una parte abbiamo Mussolino che sa benissimo che per conquistare gli italiani doveva chiedere la mano a chi gli italiani ce l'aveva al guinzaglio da un bel po' di tempo. Pensate che è stato più semplice violentare la democrazia, far nascere una dittatura, che infilare un dito in culo alla Chiesa Cattolica. Ma se le motivazioni del Claudio Bisio Malvagio erano chiare, perché la Chiesa si è fatta mettere l'anello al dito dal fascismo? Esattamente, patrimoni immobiliari, esenzioni fiscali e tanti, tanti, tantissimi soldi. Nei punti dei patti lateranensi si parla proprio del patrimonio immobiliare della Santa Sede che viene preservato e esentato dalla tassazione. Esenzione che, come sappiamo, si estenderà, non riguarderà soltanto gli edifici di culto. Sapete come funziona, no? Basta che c'è una piccola cappellina all'interno di un edificio che genera profitto, che subito diventa un luogo di culto e quindi non deve pagare le tasse. Consiglio a quelli che hanno la doppia casa, provate a inserire una stanza
preghiere, poi fatemi sapere. Nei patti Laterarensi l'Italia riconosce la sovranità territoriale e l'indipendenza dello Stato Vaticano. Di fatto una monarchia teocratica con a capo il Papa. Per questo fa un sacco ridere vedere quello odierno che si preoccupa della democrazia. Papa Francesco dice: la democrazia non gode di buona salute. Ogni persona ha valore, ogni persona è importante. A parte le donne e i froci. Questo non l'ha detto, ma l'avrà pensato. Poi c'è l'esenzione dell'obbligo dal servizio militare per i preti, aumento dello stipendio per i prelati, dato che prima io pagava lo Stato, ora invece uguale, ma col gioco delle tre carte. Questi sono i soldi tuoi, cittadino, soldi tuoi, seguili, dove stanno? In tasca a Chiesa. Parità tra le scuole cattoliche e quelle statali. Parità che vediamo ancora oggi con abbondanti finanziamenti da parte dello Stato alle scuole paritarie e alla scuola pubblica che te devi portare sedie da casa. Abolizione della festività del 20 settembre, perché effettivamente pareva brutto, dai. Verranno ovviamente istituite altre festività, ovviamente cattoliche. Con i patti Lateranensi il matrimonio religioso acquisisce valore civile. Prima non era così. Ovviamente lo Stato si impegna a seguire un indirizzo cattolico per le scelte sociali. Inserimento della figura del Papa per il reato di vilipendio. E tutta una serie di divieti per la critica alla religione cattolica. La dottrina cattolica diventa materia scolastica nell'istruzione pubblica con l'obbligo di non dell'ora di religione. Troppo vaga. È tra l'altro già presente nelle scuole in una forma diversa. Ma con l'IRC l'insegnamento della religione cattolica, che è uguale ancora oggi. E poi l'inserimento della religione cattolica come religione di Stato che balla sul cadavere della laicità. Laicità che in questo paese è risorta, ma solo apparentemente. È tipo Weekend con il morto, te porti in giro sto cadavere e fai finta che è vivo. Ultimo, ma non ultimo per importanza, una vagonata dei sordi. 750 milioni di lire dell'EUA più un altro milioncino in buoni del tesoro e rinforzini vari. Per questo Papa Pio XI definì Mussolino l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare. Il rapporto tra Chiesa e fascismo cresce ulteriormente dopo la dipartita di Pio XI e l'ascesa al trono di Piero di Pio XII. Un papa che decisamente si lascia amare di più da chi è vestito di nero. Pensate che nel 49, nel dopoguerra, lui scomunicò i comunisti. Ma scusa, i fascisti, i nazisti? Nah, sto ragazzi. Tornando ai patti Laterarensi, dopo la loro stipula, essere fascisti equivaleva a dire anche essere cattolici. O essere cattolici in qualche modo voleva dire essere un po' fascisti. Mistero della fede. Sta di fatto che l'entusiasmo degli italiani per la riconciliazione tra Stato e Chiesa fece trionfare il Partito Nazionale Fascista alle elezioni che ci furono poche settimane dopo i patti. Poi, come si dice, l'amore non è bello se non è litigarello. Qualche dissidio, qualche dissapore tra i due teneri amanti c'è stato. Causato tra le varie cose in comune che avevano, ma è anche il motivo per cui fascismo e Chiesa si sono amati. La passione per la propaganda, l'interesse nell'indottrinamento dei più piccoli, l'amore per l'oppressione delle idee degli altri, il vezzo per la censura, l'autoritarismo, l'impeto reazionario, l'assolutismo di pensiero, il totalitarismo, un certo gusto per gli abiti neri e ovviamente un particolare fetish per il potere. È innegabile che c'è sempre stato del tenero tra la Chiesa e i regimi totalitari, come quello di Francisco Franco in Spagna, per non parlare dell'amicizia di Giovanni Paolo II e Pinochet. Tornando ai patti Lateranensi, possiamo dividerli in due punti fondamentali. Il primo, appunto, è il trattato internazionale. L'Italia e la Chiesa si guardano, si annusano il culo e si riconoscono e legittimano a vicenda. La Chiesa era ancora molto offesa per la deflorazione non consensuale dovuta alla breccia di Porta Pia. Ma Mussolino sape dare un dolce bacio sulla bua. E poi c'è il concordato, dove appaiono tutte quelle cose sessualmente oscene di cui abbiamo parlato prima. Ma voi direte, vabbè, oh, ma i patti Lateranensi sono proprio erfio di questo rapporto sessuale tra Chiesa e fascismo. Mo siamo una repubblica, un paese laico, una democrazia liberale. È roba del passato, la nostra è una costituzione antifascista, dove nell'articolo 7 viene inserito e legittimato proprio quel figlio ritardato, frutto di due genitori dal patrimonio genetico troppo simile. Da notare che questo articolo qui venne inserito anche grazie al voto dei comunisti che avrebbero potuto impedirne l'inserimento. Con l'articolo 7 nella Costituzione è impossibile abolire i patti Lateranensi senza una riforma costituzionale. Ma è comunque possibile rivedere il concordato. È questo che ha permesso la revisione del governo Craxi nel 1984. Revisione che ovviamente deve essere stipulata da entrambe le parti. Ed è stato possibile abolire la religione cattolica come religione di Stato, tornando ad essere ufficialmente un paese laico. Rivedere tutta una serie di privilegi al clero, come anche smettere di pagare ufficialmente lo stipendio ai preti. È da queste riforme
riforma infatti che è nato il meccanismo dell'otto per mille, che la Chiesa ancora utilizza a maggior parte per pagare lo stipendio ai preti. E solo una piccolissima parte alle opere di carità. Dobbiamo farlo un video sull'8 per 1000 fatto bene. Lo volete? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto sto a preparare quello sulla Chiesa e l'antisemitismo. Ma a proposito di stipendio ai preti, il mio unico stipendio è quello generato in gran parte dal vostro supporto ed una piccola parte degli introiti pubblicitari del canale. Sponsorizzazione ovviamente non se ne parla. Se volete che tutto questo continui ad esistere, ad espandersi, a migliorarsi, potete fare un'offerta volontaria con il pulsante grazie a forma di cuore in basso. Oppure abbonarvi al canale a solo 1,99€ al mese. Questo vi permetterà anche di vedere in anteprima i video che escono domenica. Io come Dio continuerò ad esistere fino a quando crederete in me. Per tornare alla revisione del concordato, viene anche tolta l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica a scuola, facendola diventare una scelta al contrario. Ovvero non è una materia facoltativa che tu puoi scegliere di fare in più oltre l'orario scolastico, magari prima delle lezioni o dopo la fine delle lezioni. No, di base c'è, di base la fai ed è proprio inserita all'interno dell'orario del programma scolastico ministeriale. Tu al massimo puoi scegliere di non aderire uscendo dall'aula per praticare ore alternative, che la maggior parte delle volte consistono nell'andare a fumare sulle scale antincendio. Quello che non è mai stato toccato sono le tasse che la Chiesa non paga. Il patrimonio immobiliare della Chiesa è stimato all'incirca nel 20% su quello nazionale, per non parlare poi di quello estero. Ma di fatto questa agevolazione fiscale è illegittima, tanto di varie sentenze della Corte Europea. E ovviamente nessun governo, di destra o di sinistra, si è mai sognato di chiedere alla Chiesa qualche spiccio. Di fatto, ancora oggi la Chiesa ci deve 5 o 6 miliardi che nessuno ha il coraggio di chiedergli. Ed è proprio il fascismo che dobbiamo ringraziare se ancora oggi abbiamo attaccato al culo questo teocratico stato parassita che succhia le risorse del paese, portando all'interno del suo sistema democratico strane malattie che purtroppo i nostri anticorpi non riconoscono. Perché qualunque forza politica voti in questo paese sono tutti lì protesi con la lingua all'interno del buco del culo del Papa e ciò che rappresenta. Rimming. Volevo dire amen.